Troppo Bayern Monaco per una Lazio che si è rivelata alla fine comunque inferiore, una Lazio che ci ha provato a giocare la sua partita, a chiudersi e a cercare di ripartire. Questo era lo schema tattico più o meno di quello che ha cercato di fare Sarri, visto anche la mole di gioco costruita dal Bayern Monaco che comunque ha chiuso oggettivamente la Lazio nella propria metà campo, nella propria area di rigore. E non è riuscito poi ad uscire ed esprimere il suo calcio alla grande. Bella a tutti ragazzi da Frantuf. Andiamo a commentare la partita di ieri sera tra Bayern Monaco e Lazio. Una vittoria netta per il Bayern Monaco che passa il turno e passa i quarti di finale, eliminando la prima italiana che quindi va fuori definitivamente da una competizione europea quest'anno, che è appunto la Lazio, che dopo aver fatto un girone bellissimo e essere riuscita a passare il girone di Champions, non riesce, deve di nuovo inchinarsi al Bayern Monaco. Dopo la vittoria anche bellissima e storica dell'andata, non riesce quindi a resistere sotto i colpi di un Bayern Monaco che si è rivelato, come detto, superiore alla Lazio oggettivamente. In una partita in cui la Lazio ha avuto l'occasione, secondo me, per passare in vantaggio, ed è quella che è stata l'ago della bilancia della partita, perché lì, se Immobile di testa riesce a mettere la palla dentro sullo 0-0 e a portare la Lazio in vantaggio, lì la partita può cambiare completamente. Purtroppo in Champions non si hanno tantissime occasioni come si possono avere durante il campionato contro magari squadre più un po' meno forti. Contro il Bayern Monaco ti capitano una, massimo due occasioni in tutta la partita, e devi essere bravo comunque a concretizzarle. In quel caso comunque Ciro Immobile ha fatto un errore che lui non deve assolutamente fare, e la Lazio comunque alla fine l'ha pagato, perché poi il Bayern Monaco nel primo tempo cambia completamente il risultato, lo porta direttamente a proprio favore con due gol nel giro di pochissimi minuti, prima Harry Kane e poi Müller, entrambi di testa, entrambi da grandi rapaci di area di rigore, e poi nel secondo tempo la chiude definitivamente ancora con Harry Kane che firma la sua doppietta, ancora una volta un giocatore immarcabile, non per velocità ma per posizionamento, perché è un giocatore che ti viene incontro, ti viene a dare il passaggio, si sfida dalla difesa, gioca sempre sul secondo palo, sul primo, decide lui dove andarsi alla posizione migliore per riuscire ad anticipare il difensore. È un giocatore difficilissimo da marcare, Harry Kane, e ieri la Lazio non è riuscita a tamponarlo al meglio, come era riuscita invece a farlo all'andata. Un Bayern Monaco che ha fatto vedere un livello di calcio molto molto alto, che forse mancava un po' alla squadra bavarese. Per il Bayern adesso i quarti di finale, insieme al PSG che passa in scioltezza contro la Real Sociedad, vinceva 2-0 anche il ritorno con un'altra doppietta da fenomeno di Kylian Mbappé, e quindi arriva, come detto, la prima eliminata per quanto riguarda le italiane in Europa. L'unica che è stata eliminata completamente è stata quindi è in questo momento la Lazio. Vedremo poi con le altre partite che dovranno arrivare, con i ritorni dell'Inter, del Napoli, con l'andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League con Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina. Vedremo un po' come andranno le cose. Per la Lazio è una botta abbastanza pesante, non tanto per il risultato, perché ci poteva anche stare perdere contro il Bayern Monaco ed uscire agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco in Champions League. È un qualcosa che la Lazio probabilmente aveva anche già messo in conto, in quanto già nel sorteggio vai a pescare il Bayern Monaco, un conto te lo fai che sei comunque inferiore dal punto di vista tecnico. Però obiettivamente è una botta anche psicologica, perché dopo le brutte sconfitte arrivate in campionato, perché sono arrivate sconfitte una dopo l'altra negli scontri diretti, rischia davvero di compromettere il cammino della Lazio proprio nell'intera stagione, perché adesso diventa complicato anche andare in Champions League in campionato, se non impossibile. Perché la Lazio in questo momento è stata superata anche dal Napoli e non è in classifica, è molto lontana dalla Champions League, perché sono 11 punti di distanza dal Bologna, che sono davvero, davvero tanti. E soprattutto, come dicevo qualche giorno fa, per il Napoli deve fare il campionato su tante squadre, e è difficile che ci possa essere un calo definitivo di tutte queste squadre messe insieme. È una cosa molto molto complicata. La Lazio dovrà cercare in questa fine di campionato di andare più avanti possibile. Ha ancora la Coppa Italia, che a questo punto diventa
un obiettivo quasi imprescindibile per la Lazio, perché almeno la vittoria della Coppa Italia ti garantisce un posto in Europa League, che in questo momento la Lazio in campionato non può assolutamente garantire, perché anche il quinto e sesto posto sono abbastanza lontani. Deve sperare anche, c'è un'altra questione che la Lazio può sperare, ma possono sperare diciamo un po' tutte, anche il Bologna, anche il Napoli, anche Roma e Atalanta, Fiorentina, tutte possono sperare nel quinto posto per quanto riguarda la Champions, che andrebbe giustamente a creare il sesto e il settimo posto per l'Europa League, addirittura l'ottavo posto per la Conference. Quella è un'altra questione che si andrebbe a creare, ma è una questione comunque che si deve vedere più avanti. Oggettivamente, con l'eliminazione della Lazio, la squadra biancoceleste perde anche il diritto di poter partecipare al Mondiale per club, che adesso sarà una lotta solamente tra Napoli e Juventus, e vedremo se il Napoli, battendo il Barcellona, riuscirà a qualificarsi per il Mondiale per club. Quindi la Lazio ha preso una bella batosta contro il Bayern Monaco da tanti punti di vista, su tanti aspetti. Rimane comunque il rammarico per la Lazio dopo la bella vittoria per 1-0 all'andata e quel colpo di testa di Ciro Immobile, che comunque secondo me rimarrà un po' nella testa dei tifosi biancocelesti, almeno per un po'. Adesso la Lazio deve concentrarsi sul campionato e deve fare l'ultima parte di campionato al mille per mille per cercare in qualche modo di conquistare un posto europeo. Ci sono ancora tante partite, perché ci sono 11 partite di campionato, quindi c'è tutta la possibilità, sono 33 punti, c'è tutta la possibilità per la Lazio di riuscire ad arrivare in Europa. Vedremo poi come riuscirà la squadra di Sarri in qualche modo ad uscire da questa situazione, che in questo momento è abbastanza negativa. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate un po' della partita, se secondo voi il Bayern Monaco può essere una delle favorite per arrivare in finale Champions o addirittura alzare la coppa. Fatemi sapere un po' nei commenti, perché il Bayern Monaco visto ieri è una squadra molto molto complicata da affrontare, però quello che ho visto all'andata è una squadra allo stesso tempo brutta. E quindi bisogna un po' vedere quale delle due prendi, e soprattutto il Bayern Monaco, se avesse giocato l'andata magari non contro la Lazio ma contro un'altra squadra secondo me più forte rispetto alla Lazio, avrebbe rischiato di prenderne 2-3, e quindi a quel punto diventa complicato anche in casa per il Bayern Monaco ribaltare il risultato. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, di commentare, di condividere il video, di andare in descrizione dove ci sarà il canale TikTok, dove usciranno tutti i video per quanto riguarda riassunti della Champions League, riassunti della Serie A, notizie di calciomercato e consigli sul fantacalcio e altri video extra sempre riguardanti lo sport. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!